Benvenuto nel podcast dell'Autonoleggio, l'unico podcast ricco di notizie, consigli e strategie per imprenditori e manager che vogliono crescere e espandere la loro impresa utilizzando Merent. Io sono Mauro Chiarugi e questo podcast è offerto da Dorno Systems e MerentSoftware.com. Ciao a tutti, sono Mauro Chiarugi dal podcast dell'Autonoleggio. Oggi vi voglio parlare di un argomento di cui spesso molti mi chiedono. Come posso essere integrato con i tour operator come Expedia, Car Rentals e così via? Bene, l'integrazione non è semplice, può richiedere anche molto tempo, ma se il flusso viene gestito molto bene, potreste ottenere invece degli ottimi risultati in poco tempo. In questa guida, in questo podcast, cercherò di spiegarti quali sono i punti principali. Se hai delle domande, non esitare a contattarmi, sarà mio piacere poi di risponderti nel prossimo podcast oppure commentare la tua domanda dove la farai sui social network o sul nostro sito internet. Partiamo dal primo punto. Allora, per essere integrati con i tour operator, prima di tutto dobbiamo essere pronti. Sì, siamo noi pronti per essere integrati con loro? Quando approcciamo un tour operator, loro vorranno sapere quali sono le nostre sedi e dove sono le nostre sedi e qual è la nostra flotta. Fa la differenza avere la location in sedi che hanno degli importanti flussi, perché dal tour operator prenoterà chi viaggia per lavoro, chi viaggia per piacere, chi va in vacanza, e quindi i posti strategici saranno gli aeroporti, le stazioni ferroviarie, posti turistici in generale, posti vacanze diciamo, e le città. Quindi se la tua sede, se il tuo noleggio è bellissimo, va bene, ma la tua sede è in campagna, 50 km dalla città più vicina, secondo me farei difficoltà a essere integrato e non avrà molto senso questa integrazione, per cui probabilmente non ti prenderanno in considerazione. Se invece la tua sede, hai delle sedi presso gli aeroporti o comunque non gli aeroporti ma città turistiche di mare ad esempio, o dentro anche delle città storiche, città d'arte, chiaramente ha tutta un'altra valenza. Seconda cosa da valutare è se il tuo team, la tua organizzazione è pronta, perché quando sarai integrato con i tour operator dovrai gestire i prezzi con molta più dinamicità, dovrai confrontare i tuoi prezzi con quelli dei tuoi competitor, non posizionarti troppo alto altrimenti non riceverai prenotazioni, né troppo basso altrimenti verrai sommerso di prenotazioni ma in perdita. Quindi sicuramente dovrai prestare tantissima attenzione e controllare, non settimanalmente, non mensilmente, ma quotidianamente, i prezzi e il flusso delle prenotazioni che ricevi dai tuoi operator. Terza cosa a cui devi essere pronto sono le recensioni, perché le persone che prenoteranno e arriveranno da te è molto probabile, anzi saranno incentivate dal tuo operator a rilasciare una recensione. E la recensione, come sai, può essere buona o positiva, quindi valuteranno la velocità dei tuoi operatori nel creare i contratti, valuteranno la qualità del servizio, l'auto, come è stata fornita, sarà pulita o no, e i tempi in coda che hanno aspettato. Quindi è necessario che la tua organizzazione sia pronta a ricevere giudizi dalla parte dell'esterno che poi verranno pubblicati sul web. Seconda cosa da prendere in considerazione, una volta che hai valutato queste condizioni, queste precondizioni, chiamiamole, a questo punto possiamo iniziarci a preparare. Innanzitutto verifica che hai un buon company profile, una presentazione della tua azienda da inviargli, e chiaramente dovrà essere, probabilmente se parli con un tour operator esteri, in inglese. Questa company profile deve avere i tuoi numeri più importanti, deve far capire a loro che la tua società sta crescendo o piuttosto che una società consolidata, che ha un buon fatturato, un buon flusso, è in grado di gestire un aumento della domanda e che tu sei il partner giusto per loro per crescere. Inoltre verifica che i tuoi sistemi informativi siano pronti, che il tuo software sia pronto a essere integrato con i tour operator, perché se il tuo software non ha le API, quelle che si chiamano le API, cioè il connettore per integrarsi con i tour operator, è possibile che l'integrazione possa richiedere non settimane o mesi, ma anni. Quindi è importante che il tuo sistema sia supporti già e magari sia già integrato con decine e decine di tour operator, così non avrai problemi
di integrazione, ma potrai andare veloce con il tuo business. Terzo step, dopo aver visto se tu sei pronto a esserti preparato, chiaramente è il contattarli. Ma come fai a contattarli se non li conosci? Chiaramente puoi cercare su internet, ti consiglio di cercare su LinkedIn. Su LinkedIn puoi vedere qual è le persone che lavorano in un'azienda e quali sono le loro posizioni, e così sarai in grado di trovare chi è la persona responsabile per la tua nazione, per la tua area. Ma soprattutto ti consiglio di chiedere ai tuoi colleghi imprenditori, ai tuoi i colleghi autonoleggiatori, perché sicuramente se sono già integrati loro sanno con chi parlare e possono darti una bella dritta, una bella accelerazione nel contattare le persone giuste. Ti consiglio di contattarne più possibile, perché molti, non tutti, ti prenderanno in considerazione, ma più sei integrato con i tour operator, più ne supporti, più sarà facile che anche il grande che non ti aveva preso in considerazione a un certo punto ti noti e decida di integrarti. Chiedi alla tua software house. Se il tuo software per la gestione dell'attività di noleggio è già integrato, chiedi a loro di fornirti una lista di quali sono i tour operator e magari anche i contatti, in modo tale da andare diretto e contattarli e magari dire anche loro che il tuo software è già integrato, quindi potrebbe essere un motivo in più di integrazione. Mandagli una mail oppure candidati sul loro sito internet, se nel loro sito internet c'è una sezione dedicata. Ma soprattutto visita una fiera, visita le fiere del turismo o dedicate all'autonoleggio nella tua nazione o nel tuo continente. E ad esempio in Italia c'è la fiera di Rimini, il TTG, il BIT di Milano e la fiera del turismo di Londra, il VTM, il più importante, World Travel Market, ma anche quella della Spagna e della Germania. Ovvio che in questo momento di Covid le fiere sono tutte sospese e quindi è un po' più, diciamo, sicuramente quest'anno questo consiglio non si può applicare, ma le fiere sono un ottimo strumento per visitarli, per chiedergli a loro un appuntamento. Siccome la fiera non la puoi fare, puoi però chiedergli un appuntamento presso la loro sede per incontrarli, e se ti danno l'appuntamento avrai una grande opportunità per presentare la tua azienda e fargli capire in che modo potete incrementare il business, fare il business insieme. Perché loro decideranno di integrarti oppure no? Ecco, una volta che hai verificato che tu sei pronto, ti sei preparato e li hai contattati, però chiaramente la decisione aspetterà loro se integrarti o no. Sappi che loro decideranno in base al ritorno dell'investimento, quindi se il tuo software non è integrato, chiaramente l'investimento sarà maggiore, se il tuo software è integrato, l'investimento di integrazione sarà minore. Ma non è questo l'unico parametro, sebbene è un parametro importante. L'altro parametro sarà capire quanto è grande la tua flotta, in che tipo di location sei, quanto può essere quindi il ritorno di investimento. Il loro ritorno di investimento va in funzione delle prenotazioni che ti possono mandare. Se ti possono mandare solo 10 prenotazioni in un mese, probabilmente non è così interessante la tua location. Se invece vedono un potenziale, avendo una commissione loro per ogni prenotazione, saranno molto più incentivati ad integrarti. Però non basta, perché loro valuteranno anche se hanno degli accordi con altri tuoi competitor in quella sede. Spesso il tour operator, per aumentare di qualche punto percentuale le sue commissioni, fa anche degli accordi dove garantisce un flusso di prenotazioni agli autonoleggiatori. E se la tua zona è una zona, diciamo, abbastanza congestionata, potrebbero non accettarti per quest'anno, perché magari sanno già che si sono sbilanciati parecchio con gli altri garantendo un flusso importante di prenotazioni e quindi preferiscono non aggiungere un altro competitor. In questo caso ti consiglio di provare con più tour operator, perché magari quell'anno quel tour operator ti dirà di no, altri sì, l'anno dopo magari invece la situazione potrebbe cambiare. Ma l'ultimo punto che non devi dimenticare è che loro decideranno se lavorare con te se capiscono che possono fidarsi e che tu sei un partner affidabile, che renderà i loro clienti contenti, che li farà guadagnare. Devono fidarsi della tua azienda, farete business insieme e loro ti manderanno il loro asset più importante, che è rappresentato dal loro cliente. Quindi è importante che abbiano fiducia di te, che tu abbia un buon sito, una buona immagine,
delle buone location, in dei buoni punti con un ottimo servizio. Ecco, tutte queste sono parametri che loro prenderanno in considerazione. Quindi il mio consiglio è: preparati bene, riascolta questa guida. Se hai delle domande, non esitare a contattarmi. Ricordati che il percorso potrebbe essere lungo, perché alcuni partner potrebbero risponderti subito, altri potrebbero metterti in coda. In genere il momento migliore per contattare i partner è dopo la stagione, quindi settembre, ottobre, novembre. Ecco. Dopo febbraio-marzo, con l'avvio della nuova stagione, è probabile che sia più difficile metterti in coda per attivare una nuova integrazione. Spero di averti aiutato con questa guida. Se ci sono domande, non esitare a contattarmi, contattami sul mio podcast, contattami sul sito di merentsoftware.com o sui social network. Ti aspetto, a presto!